Torna a Perugia il mercato di qualità del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. L'atteso appuntamento con le boutique a cielo aperto è per domenica 29 novembre dalle 8 alle 19 nella consueta cornice di Pian di Massiano anche in caso di maltempo. Con l'arrivo dell'inverno si pensa al guardaroba e i famosi ambulanti toscani ritornano in Umbria per riportare le magiche atmosfere tipiche del mercato del Forte. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico che viene ormai comunemente definito evento mercato. Una definizione non casuale, ma che vuole sottintendere l'unicità nel panorama nazionale e la valenza prima di tutto culturale, oltre che commerciale, della proposta. Infatti si parla ormai del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi non solo in Italia ma anche all'estero come di un'eccellenza italiana. Il consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, marchio unico, originale e registrato, nato nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti a Forte dei Marmi per renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato oggetto da allora di diversi tentativi di imitazione. Decine di ambulanti doc provenienti dalla storica e blasonata location di Forte dei Marmi, una delle mete più esclusive del turismo mondiale, porteranno nei loro banchi il meglio del Made in Italy artigianale. Abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou e raffinata arte fiorentina. Qualità sempre rigorosamente declinata con la massima convenienza. Sono bandite inoltre per statuto imitazioni e cineserie di scarso pregio. È sui banchi del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi che si trovano infatti le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da fashion blog e magazine femminili. Per il calendario completo dei mercati del consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è possibile consultare il sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook e alla app del consorzio.